La nascita, la bellezza, la potenza e la distruzione della natura viene rappresentata in un unico carro attraverso l'idea di Matteo Angherà dell'associazione Carnival Factory, che per questa edizione ha voluto raccontare la tempesta che ha colpito lo scorso anno le montagne del nord, come le Dolomiti e le località vicine, sradicando milioni e milioni di alberi. Con il titolo Potenza inaudita, il carrista vuole mettere in guardia il futuro delle nostre vite e mettere in chiaro il concetto che la natura incanta con le sue meraviglie, ma che è anche capace di togliere tutto. Forse questo per mandare un segnale, quel segnale che il clima sta cambiando. Nel mio carro cerco di rappresentare questo evento con un bosco che cadrà sotto la forza del vento, quindi ci sarà un grande eolo che soffia e farà cascare tutti questi alberi, che però poi ricresceranno, ritorneranno su, quindi c'è anche una nota, diciamo, positiva, non soltanto negativa. Nella relazione del carro parli di una stella alpina, che significato ha? Sì, la stella alpina è il fiore protetto e raro che troviamo sulle nostre Alpi. Verrà rappresentata lungo la mascherata che ci sarà davanti al carro, dove in mezzo a questa stella alpina ci sarà una ragazza che suona il violino, perché queste sono anche le foreste dei violini dello Stradivari, dove il legno veniva usato per fare lo Stradivari. E quindi attraverso la musica, l'arte, ricrescerà lo spirito del bosco.